La radio ne parla. 11:06, riprendiamo la linea dallo studio Simone D'Amico. Di nuovo buongiorno da Ilaria Sotis. Enrico Stoppani, presidente FIPE Confcommercio. La questione delle piccole imprese, dei tabaccai che non possono, no, se ho capito bene, rinunciare a questo tipo di entrate è stata portata all'attenzione di tutti quanti, anche con una, non so se poi lei concorda sul termine, guerra che i tabaccai avrebbero dichiarato ai sindaci che limitano il gioco d'azzardo, denunciandoli alla Corte dei Conti per danno erariale. Come stanno le cose? Beh, ascolti, allora, distinguiamo innanzitutto il ruolo. Io sono presidente della Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi e per pubblici esercizi intendiamo bar, ristoranti e quei locali dove comunque, in aggiunta all'attività di somministrazione di bevande e alcolici, sono anche installate le cosiddette macchinette. I tabaccai sono una loro federazione autonoma, sì. Per cui la posizione della FIPE, Federazione Italiana, 230.000 imprese e 1 milione di addetti, è quella che c'è un grande senso di responsabilità. La preoccupazione che lei ha ben rappresentato nei suoi interventi è anche la nostra, e ci siamo assunti anche le nostre responsabilità. E per responsabilità noi intendiamo che, se da un lato c'è il dovere sindacale di presentare le istanze della categoria sugli interessi che difendiamo, dall'altra abbiamo accettato i provvedimenti, per esempio senza dire le vie legali, dove dei ricorsi amministrativi dove ce ne c'erano i presupposti. Perché io infatti questa era la cosa che le chiedevo, Stoppani, non perché di rispondere di quello che hanno fatto i tabaccai o meno, ma di arrivare a capire anche per esercizi commerciali come quelli che rappresenta, come bar eccetera, poi non so se fanno parte di questi anche alcune stazioni di servizio, autogrill, cioè, perché ci scrivono molto, sì, anche su quello. Ecco, voi siete nella stessa situazione dei tabaccai, cioè che non potete rinunciare a vendere Gratta e Vinci, ad avere le slot nei vostri locali? Questa era la mia domanda. No, il senso di responsabilità, come le dicevo, è quella di, da una parte, difendere gli interessi delle categorie, che però evidentemente non vuol dire nascondersi dietro ad un problema, un fenomeno sociale grave come quello delle ludopatie. Per cui, come stavo dicendo, è quello di non ricorrere con dei ricorsi amministrativi dove ce ne fossero le necessità, perché riteniamo che, essendo le ludopatie un fenomeno sociale grave, va affrontato, anche chiamando la categoria a qualche sacrificio, accettando le limitazioni imposte all'esercizio, per esempio sugli orari, sull'ubicazione e sull'allestimento delle aree da gioco, e accompagnando anche gli obblighi formativi dove questi sono stati introdotti, presenti in Lombardia. È chiaro che sembra una posizione autolesionistica, ma quando si parla di responsabilità sociale, sì, per noi come FIPE è anche quella di caricarci una posizione scomoda magari nei confronti di alcuni associati, ma siccome il fenomeno sociale è grave ci assumiamo anche questa responsabilità di una linea controcorrente. Però d'altra parte chiediamo anche, che questo è il dovere sindacale, di dire che l'espandersi del fenomeno però non si contratta solo con i divieti, con le limitazioni che rischiano però di favorire il gioco irregolare o illegale, oppure di spostarlo verso altre forme, che, come ha detto il colonnello adesso, verso internet, i mini casinò, le sale e bingo, ma c'è evidentemente un'azione dello Stato in termini di educazione, di formazione, perché quelli che sono i rischi di gioco, insomma, vanno anche assistiti. Per con cui una... mi pare di capire, Lino Stoppani, che lei, per esempio, con quelli esercenti, che ci scrive Lucilla da Milano, bar, tabaccherie che hanno disinstallato slot machine, è solidale con loro. Lucilla però conclude il suo messaggio: purtroppo però i bar e i ristoranti cinesi le moltiplicano e non ci sono controlli, chissà se questo è vero. Vi abbiamo detto...